Mi vuoi qua? Al Music Corner oggi abbiamo un grande, obiettivamente, della nostra musica, ovvero Enzo Grandiniello, accompagnato dal maestro Piero Gallo. Insomma, grande music, perché siamo internazionali, al Music Corner. E sull'erba cattiva, e stai certo non muore, e son nata pulita dall'aria tu dica, ma non vuoi sentire. E sull'erba cattiva, e stai certo non muore, sto sempre aspettando che passa una fronte e mi viene a trovare. E non trova nessuno, e non vede che non parla, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non senta nessuno, e non vede che non parla, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non tengo a nessuno, sono con l'erba gramigna, sono attaccata a sto muro, sto chino e paura, non posso allungare. Sono aspettando una tempesta che mi porta lontano, che mi porta lontano, 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 tu posso campare. E non sento a nessuno, e non vedo che non parlo, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non sento a nessuno, e non vedo che non parlo, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. Na 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 na, ai na na, ai. E non senta nessuno, e non vede e non parla, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E non senta nessuno, e non vede e non parla, i pensieri alla gente che stanno in tuo mondo ti posso spiegare. E sull'erba cattiva, e stai certo non muore, e sono nato pulito dall'aria tu dico, ma non vuoi sentire. E sull'erba cattiva, e stai certo non muore, sto sempre aspettando che passa una fronte e mi viene a trovare. Quando sono uscito dalla casa col cancello, porta dopo porta mi chiedevano chi sei. Io non sono nessuno, se mi chiamo un tengo nome, saccia che fra un'ora stunga fuori chi lo sa. Mentre mi allontano dal secondo padiglione, sento quei lamenti e questi umori pietà. Io non so c'è niente, mi hanno fatto tradimento, e la rosa mia che mi venne a trovare, che mi venne a trovare. Spero che domani esce il sole, spero che domani esce il sole. Passo dopo passo e si chiudevano le porte, mentre mi avviavo verso quella libertà. Io non voglio niente, brigati la sigaretta, non mi domandate quello che succederà. L'ultimo cancello diventava trasparente, mentre la mia ansia divorava la mia età. Non mi trovo solo in mezzo a tutta questa gente, tengo mare, faccio e voglio sulla camminata.
na 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 na. Spero che domani esce il sole. Spero che domani esce il sole. Gli orizzonti che mi vengono davanti sotto un cielo rosso che mi lascia così. Non voglio niente, voglio solo pochi vieti. Poi mi addormo a mare, poi mi faccio portare. Poi mi faccio portare. Poi mi faccio portare. Faccio buttare. Spera che rimarrà io. Spera che rimarrà io solo. Oggi che mi guardate, trasi da rimane. Tengo una mano rotta che la tengo agliata. Sono zappando a terra, con mettere un grano. Oggi che mi guardate, veni da rimane. Passa giornate in da terra a adorare in me. Ha già toccato il cielo, guarda la vita. Ma già mangiata l'uvia, ha già vista di. Trasi da rimane, tenga la mano rotta che la tengo agliata. Tunga aspetta la notte che brilla le stelle. Tunga aspetta il giorno che mette scelta. Thank you.
Sono entusiasta e molto contento che siete qui oggi. Innanzitutto il Jimi Hendrix del mandolino, chiamiamolo per quello che è, cioè sicuramente la verità, al di là dell'apparecchiatura che vediamo ai suoi piedi. Ma che cos'è il lavoro che stai facendo adesso? Secondo te a che fase della tua carriera sei arrivato dopo così tanti anni in giro? Ma penso che uno, quando passano gli anni, matura e automaticamente va all'essenziale. Che cos'è l'essenziale? Beh, anziché di mettere tastiere, che ne so, strumenti che mi possono disorientare, l'essenziale automaticamente vengono spunite, come diciamo, esatto, messe da parte. E spunita bagarie. Esatto, quelle poi succedono, che diventano bagarie. E per evitare tutto questo bisogna puntare sull'essenziale. L'essenziale che per me è il mio modo di cantare, quello che provo, e far capire le parole, insomma, che sto fondando. L'essenza, esatto, del tuo, sì, lavoro da tanti anni. Ma come cambia il tuo modo di scrivere? Pensi che in qualche modo, cioè, l'attaccamento alle radici c'è sempre stato, ed è vero, ma volendo esagerare è più forte adesso che prima, forse. Cioè, beh, è arrivato a essere, come dire, più personale, più tuo, meno generico. Cioè, è proprio un rapporto tra, sì, te, sì, e, sì, le radici. Sì. Quelle è proprio l'energia che c'è nella vita, no? Cioè, quell'energia, diciamo, ha una sua fase, la fase anche creativa, ma anche può essere anche distruttiva a volte, perché è troppa energia. Poi c'è una specie di meditazione su tutto questo, la contemplazione a te stesso, alla vita, a quello che ti circonda. Comunque automaticamente più lo stato d'animo si rilassa, più ti vengono le idee di come devi cantare, di come devi parlare, di come, insomma, come devi mangiare, che è importante. Perché anche quello, infatti, fa differenza. Non riesci a mangiare più la carne. Capite? Ti viene automaticamente, cominci a sentire l'odore di quello che ti serve e quello che puoi dare agli altri. Che, insomma, io canto da una vita, penso di avere il sentimento giusto, no? Cioè, sento un dovere, no? Sì, no? Cantare per gli altri è bellissimo, cantare per gli altri significa dare delle emozioni che io provo e non le voglio condividere, ecco, un po' così. Senti, stai facendo da diverso tempo un bel lavoro con Carlo Luglio, che è lì, e siamo arrivati al secondo progetto insieme, che in realtà poi viene tutto insieme in questo Malavista Social Tour e Radici, che, come vedete, è un doppio DVD. Allora, il rapporto con le immagini però è diventato via via più importante, cioè non con l'immagine, cioè l'abbigliamento, il look, le cose, non te ne è mai fregato di meno, e siamo d'accordo, ma con l'idea che questa storia che tu racconti possa essere raccontata più pienamente con l'aiuto di Carlo, o, come dire, con l'aiuto delle immagini in generale. Beh, sì, insomma, se c'è un pensiero dall'altra parte che corrisponde con il mio, io quello che sto cercando di fare, voglio far ricordare chi siamo. Non è poco. Poi cerchiamo di sperimentare anche il miracolo, nel senso buono del termine. È chiaro, quando meglio è possibile. E niente, c'è questo incontro con Carlo Luglio, così, lui ha visto un mio video, un video su YouTube, e mi ha chiamato, aveva questa idea di voler parlare di una certa Napoli attraverso questo personaggio che ero io, insomma. E la cosa mi è piaciuta è che lui non parlava di una Napoli oleografica, ma di una Napoli più trascendentale, esoterica, diciamo così. E quella c'è, Napoli è così, insomma, io la sento molto così, sento, capite, che veramente si parlava con i fantasmi, sì, mo, infatti nel capita. Film a un certo punto dico, ma noi parlavamo con i fantasmi, mo i fantasmi sono andati, mo con chi parliamo, insomma, rimanimmo solo anche senza fantasmi. Beh, si racconta una Napoli che è sempre viva, perché Napoli non si deve vedere con gli occhi aperti, se no non capisce niente, la devi vedere con gli occhi chiusi. Meglio ancora è viverla underground, cioè capire le sue radici, andare per sotto. La superficie ormai è globalizzata, geograficamente è bellissima, lo sappiamo, ma non è un caso che quando una persona è bellissima, deve avere pure un'anima bella, è impossibile che ce l'ha brutta. E Napoli ce l'ha così, come c'ha la stessa anima della sua bellezza geografica.
Senti, progetti immediati, adesso concerti, tour, nuovi dischi. Beh, quelli concerti. Noi lavori con Carlo Luglio, che tanto non te molla più. No, no, mo sto preparando un disco col maestro Piero Gallo qua. Francamente fantastico, Piero, i miei complimenti, questo, te li ho già fatti, te li rifaccio. Ma... Con questo mandolino molto particolare che riesce a... è un'orchestra. È un'orchestra, è diventato tutt'uno, perché poi è un mandolino per modo di dire, ma non è un mandolino. Uno strumento che riesce a... L'hai modificato tu, Piero, questo? No, me lo sono fatto costruire. Te l'hai fatto costruire? Sono delle mie precise indicazioni, naturalmente è tutta mano del liutaio, però io ho chiesto delle precise... No, io sono un chitarrista, in effetti, nasco chitarrista. Ho fatto per molti anni il chitarrista funk. Si sente. E quando, in effetti, per esigenze sceniche di un vecchio progetto al quale appartenevo, la chitarra Fender... non stava bene, mi fu chiesto di usare uno strumento che appartenesse più alla nostra cultura e io non mi trovai con nessuno, battenti, mandolini, eccetera, quindi andai dal liutaio e disse, no, lo voglio fatto così, più grande, più piccolo, mi portava tutte le esperienze chitarristiche, e così è nato questo ibrido, però che però suona magnificamente. Senti, dove ti possiamo trovare in giro nei prossimi mesi? Concerti? O come dire, chiuso in studio a lavorare al disco nuovo? No, sto un po' impegnato per registrare questo disco, perché è un disco con strumenti acustici, chiaramente. È una punta di elettronica, giusto per invece ricordare che... Siamo contemporanei. Noi non dobbiamo fare i contemporanei. O sei o non sei. O sei, sono d'accordo con ma te. Diciamo più perché proprio il mio linguaggio, il mio discorso anche lirico della cosa, è sempre un rapporto con la terra e il cosmo, no? I suoni nostri possono rappresentare la terra, l'elettronico è qualcosa che ti porta... Ti porta altrove, ma è tutta un'alchimia, non è che è gratuita la cosa. No, no, cioè, l'elettronico la buttiamo, no, tutta misurata con sentimento. E penso che... Ti prenderà parecchio tempo, insomma, un po'. Insomma, già ho delle idee molto chiare, per cui... Poi suonare con Piero e con altri, Erasmo Petrinca, insomma, questi musicisti particolari, sono dei grossi talenti, per cui subito che ci capiamo. Lui c'ha sentimenti, io ce l'ho, l'altro ce l'ha. Che serve più. Esce automaticamente, certo. No, insomma. Va bene, è stato un piacere avere oggi con noi Enzo Grandiniello. Il maestro Piero Gallo torna presto a trovarci. Come no, con piacere.